Le ultime due giornate di campionato, a proposito dell'Inter, che cosa hanno detto secondo te? C'è stata la sconfitta sonora contro la Fiorentina, il pareggio contro la Samp, ecco, hanno scalfito qualche certezza dell'Inter? Qualche certezza probabilmente sì, però ecco, l'Inter invece la metto fra le squadre che possono vincere lo scudetto, perché la rosa è assolutamente competitiva, perché ha fatto un grande mercato intelligente, perché Mancini non è un matto, cioè se ha fatto quel mercato è perché sa che questa squadra può competere fino alla fine. La sconfitta contro la Fiorentina la metto, non so, alla voce episodi, non perché insomma non abbia meritato di perdere, perché la Fiorentina ha fatto una grande partita, ha strameritato di vincere, però credo che sconfitte così ampie per l'Inter ce ne possa essere forse una nel corso della stagione. Con la Sampdoria è vero, non ha giocato bene, però la rosa è da scudetto assolutamente. Per quello che riguarda le vere e proprie outsider, chi inserisci in questo ruolo tra Torino, Sampdoria, magari Sassuolo? Per lo scudetto? No. No, comunque nel ruolo di squadra che potrebbe portarsi in alto, anche più in alto del previsto. Non ti dico Fiorentina, perché quando tutti mi prendevate in giro io lo dicevo che avrebbe fatto un grande inizio di campionato. Ha dato merito di questo. Mi piace molto il Sassuolo, perché ha programmazione, perché ha un allenatore che fa giocare bene a calcio. Mi piace molto, vabbè no, outsider no, però mi piace molto Sarri a Napoli, perché sta riproponendo tutto quello che aveva già fatto vedere ad Empoli. Però il Napoli non è un outsider, il Napoli è una squadra che può vincere lo scudetto se si affida a lui, se si affida a Higuain, se si affida a Sarri. Come outsider ti dico proprio il Sassuolo, anche se un giorno qualcuno mi spiegherà perché a un certo punto Squinzi in passato aveva cacciato Di Francesco per poi richiamarlo dopo Malesani. Insomma, l'avesse tenuto magari arrivava già in alto in passato, non doveva aspettare questa stagione. Ad oggi comunque, ecco, la percentuale maggiore per la squadra vincitrice dello scudetto a chi va? Metto a pari merito Roma e Inter. Perché? Beh, perché l'ho detto, perché l'Inter è una grandissima rosa e perché la Roma, se risolve i problemi con l'allenatore, può far male a tutti. Non ha una gran difesa, però da centrocampo in avanti è una grande squadra.